28 anni fa. E c'è una parte della politica che critica quello che chiamiamo il bel regalo che è arrivato dalla BCE, da Christine Lagarde, che ha aumentato i tassi di interesse sui mutui dello 0,5%. E questi sono gli effetti. Debito pubblico più pesante, mutui e prestiti più cari, un effetto freno a mano per la crescita e una reazione dei mercati che pesa soprattutto sull'Italia, che vede i BTP valutati come più rischiosi perfino dei bond greci. Il rialzo dei tassi deciso ieri dalla Banca Centrale Europea accende lo scontro tra Christine Lagarde e il governo di Roma, unito nella critica a Francoforte. Per Matteo Salvini così si distrugge il risparmio, gli fa eco l'altro vice premier Antonio Tajani. Aumentare i tassi di interesse in Europa, dove l'inflazione è causata dal costo dell'energia, non ha un senso. E di regalo di Natale aveva scritto su Twitter con sarcasmo il ministro della difesa Crosetto, che aggiunge: noi rischiamo di avere da una parte un'inflazione che non diminuisce e dall'altra un'economia che va in recessione, e le due cose contemporaneamente non sono sopportabili, quindi questo è un tema politico. Ma Lagarde ha chiarito di non avere intenzione di fermarsi. La BCE procederà ad altri rialzi del costo del denaro nel 2023 con l'obiettivo di fermare il caro vita, ma anche con effetti diretti sui bilanci delle famiglie. Secondo la FABI, il principale sindacato del settore bancario, si va verso prestiti e mutui al 6% e alcune simulazioni restituiscono le dimensioni della stretta. Chi a gennaio 2022 ha acceso un mutuo variabile a 30 anni per 150.000 euro passerebbe in un anno da 482 a 847 euro di rata mensile, un salasso da aggiungere al conto dell'inflazione, ferma a più 11,8%, con spesa alimentare e tariffe sempre più difficili da sostenere. Cioè, ribadiamo di cosa stiamo parlando: una rata che passa da 482 euro al mese un anno dopo a 847 euro al mese, è sostanzialmente il doppio. Allora Paolo, che cosa è successo? Hanno vinto i falchi e ha perso la crescita sostanzialmente, i falchi che volevano l'austerity, il ritorno dell'austerity in Europa? Questa è una questione che non si risolverà mai, perché ci sono due partiti e due mentalità, due modi di vedere l'economia e gli esseri umani, perché poi si parla di economia come se il soggetto fossero le banconote, no? Sono gli esseri umani. E certamente c'è una visione nordica, mettiamola così, severa, asciutta, come la figura di Christine Lagarde, la quale guarda i conti, prende nota, agisce. E non gliene importa assolutamente niente quando le si dice: ma in questo modo la rata del mutuo raddoppia, triplica, la gente... E quella risponde: non sono affari miei. C'è un'ala specialmente calvinista della Francia che è fatta così e fa parte dell'Europa, così come noi siamo parte dell'Europa un po' più lassia, quelli che dicono quasi quasi facciamo lo sforamento del bilancio. E che dire... che questa politica della Lagarde, secondo me, non è soltanto severa, ma tende ad ammazzare la gallina d'oro che produce il lavoro e la ricchezza stessa, e poi ci ritroviamo tutti quanti con un palmo di naso. Ecco, sicuramente l'aspetto umano di scarsa considerazione. Non tiene conto